È chiaro che quando perdi così, domande ce ne sono tante, sì, giusto anche. Abbiamo perso male, oggi la gara purtroppo non si è riuscita a ridrizzarla, iniziando male e finendo peggio. Abbiamo perso troppi duelli individuali e abbiamo fatto troppi errori tecnici. Questo purtroppo si riassume un po' la gara come è andata. È una sconfitta che sicuramente brucia. Però è anche motivo di insegnamento. Una sconfitta, dobbiamo essere bravi a prendere l'insegnamento e adesso a mettere da parte questa sconfitta perché chiaramente non possiamo fare altro che analizzarla. Però abbiamo già subito un'altra partita mercoledì, quindi questo è anche motivo per cercare subito di incanalare le nostre energie nella gara che abbiamo mercoledì. Sicuramente ci sono stati degli errori individuali, ma di duelli persi. Noi abbiamo perso individualmente dei duelli. E questo ha fatto sì che prendessero coraggio il Ferenzuola, che ha fatto una buona gara e che non ha rubato sicuramente niente. Noi poi abbiamo cercato di reagire, abbiamo spinto, abbiamo creato tanto, però purtroppo quando non fai gol, poi dopo è chiaro che c'è il rammarico e poi quando subisci poi il terzo gol in quella maniera lì, diventa poi tutto più difficile. Anche perché il Modena oggi ha tirato in porta più di 20 volte. Abbiamo fatto soltanto un gol su rigore, quindi questo vuol dire anche tanto. Ripeto, se non capitalizzi le occasioni che hai, poi succede che gli altri fanno 3, 4, 5 tiri e fanno gol e perdi anche la gara. E chiaramente oggi diciamo che sono stati bravi soltanto i tifosi, oggi noi non siamo stati bravi. Oggi ci hanno incitato fino alla fine, ci hanno sostenuto e ci dispiace, ecco, aver perso in questa maniera qui, proprio di fronte ai nostri tifosi. Però ripeto, questi sono. E queste sconfitte ci insegnano anche, ci danno anche motivo di guardare con più obiettività e anche se qualcuno magari pensava che il campionato fosse un campionato facile, l'ho sempre ripetuto, questo non è un campionato facile perché ogni squadra ti crea delle apprensioni, ti crea delle difficoltà. Oggi, ripeto, abbiamo sbagliato alcune cose, sia indietro che davanti, e questo fa sì che poi vengano le sconfitte. Su mercoledì è un gruppo ampissimo, ti chiedo, visto l'impegno così ravvicinato, se hai qualche idea di fare un po' di turnover. Sicuramente ci sono delle opportunità, sì, anche perché ho diversi giocatori che cominciano visto che questo è anche un campionato abbastanza pesante e campi pesanti, è giusto anche che qualcuno recuperi e può entrare sicuramente qualcun altro.